Buona giornata. Oggi preghiamo con il Salmo 32. Ascoltiamo il testo. Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, e l'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Siamo chiamati oggi dalla preghiera a esultare, o giusti, giusti non perché esenti dal peccato, ma perché siamo giusti nel Signore, ci affidiamo a Lui, siamo retti perché camminiamo e desideriamo camminare con Lui. È bella la lode, poi qui si precisa anche che deve essere una lode cantata con la cetra, con l'arpa a 10 corde. Bello se anche nelle nostre liturgie emerge questa voglia di cantare al Signore. Si canta al Signore perché la parola è buona, è retta, perché Egli è fedele, perché Egli ama la giustizia, ma soprattutto perché dell'amore del Signore è piena la terra. In questo senso la lode è bella, dove non c'è soltanto l'allusione alla gioia di cantare, di pregare, ma bella vuol dire che conviene a noi, fa bene a noi, corrisponde al nostro bene. Quanto è importante che entri questa convinzione. La nostra preghiera certamente è un dono a Dio, ma prima di tutto è un'esigenza di verità, una esigenza che è nascosta nell'intimo del nostro cuore. Siamo fatti per Dio e finché non ci apriamo a Dio, manca qualcosa nella vita. È bella la lode perché così la nostra vita si distende in tutta la sua profondità. C'è un motivo particolare però che colpisce nel Salmo. L'ultima strofa dice: il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Si contrappone dunque il disegno, il progetto fatto dai popoli, dalle nazioni, cioè da coloro che progettano la propria vita senza fondarla sulla roccia della fede. Mentre si parla anche del disegno, del progetto di Dio, del Signore. Qual è la differenza? Ciò che è costruito dagli uomini è vano? Viene annullato. Ciò che è costruito dal Signore, il progetto del Signore, sussiste per sempre, per tutte le generazioni. Siamo posti di fronte a una scelta. Porre e costruire disegni che non hanno seguito, o invece fondare la nostra vita su un progetto che rimane per sempre. Questa è la sapienza. Essere capaci di decidere ciò che rimane, ciò che vale, distinguendo da ciò che invece, pur apparendo grande, in realtà non ha fondamento. Quindi il Salmo che invita alla lode invita anche alla meditazione. Siamo saggi? Riconosciamo ciò che è costruito secondo la volontà del Signore? Nella prima lettura San Paolo dirà che alla fine Dio ha mostrato che i sapienti, con tutti i loro ragionamenti, non hanno accolto Gesù, lo hanno messo in croce, considerano scandalo, considerano follia, eppure Dio si è mostrato sulla croce, che è un progetto che va contro ogni mentalità. Anche oggi sembra che il principio che rende vero un progetto è mi fa star bene. Mentre certamente siamo e vogliamo star bene, ma è vero che quello è il primo passo, non c'è invece un passo che cerca la verità e l'amore, e attraverso la verità e l'amore, anche se costano, si arriva a star bene. Si passa anche attraverso la croce, così dice Gesù, ma per avere la vita e ogni nostro progetto deve avere questo metro per giudicare. Domandiamoci, io costruisco sul Signore? Ecco, che il Signore oggi ci aiuti a vigilare sulle nostre scelte, sui nostri progetti. Niente resterà in piedi se non è
basato sulla roccia che è Gesù.